Cosa devo fare? Cosa devo fare? Devo tenere solo dei mezzi. Aspetta, però. Aspetta. La sirena. Cominciamo a dar tempo, Robè, così con le mani, forza. Allora, siamo pronti con le mani, dietro, vai. Chitarra da fuori, perché sta musica è fatta da
Quindi aspettiamo con ansia. Io nel frattempo chiedevo, se è possibile, a tutti i responsabili di territorio, perché noi oggi domanderemo pure, se c'è pure il capo di gabinetto, chiederemo quanti effettivi siamo sul nostro percorso, comunque, perché le voci girano, siamo 2009, siamo 2006, siamo... ok? Quindi non sappiamo. Io chiedo ufficialmente comunque a tutti i responsabili del territorio di fare, come dire, una cernita, di fare in modo di capire quanti siamo effettivamente su ogni territorio. Penso che ogni responsabile lo dovrebbe comunque sapere, più o meno, poi se ci sono 10 in più, 10 in meno, insomma, per essere più precisi possibile, per capire e per censire una volta per tutti quante persone sono su questa parte. Allora, aspettando che i ragazzi scendano, la delegazione di Roma e del Lazio, per tutto ringrazio tutti voi che siete venuti da lontano, da tutte le regioni. E allora tutti insieme, ragazzi, aiutatemi, Forza Gerarco, che passiamo noi. Ci siamo tutti questa Roma bella, sì ragazzi, fatti io un pennello. E se prega, ma che ci importa, se il mozzettino ci ha messo acqua, e non le rimo, e non le famo, ci ha messo acqua, li preparavo, però non li bevo. Una vita da precario, lavorare tra i fondi, fare mille passioni in assurde condizioni. Una vita da precario, con un proprio calendario, con mille immense palle del sistema giudiziario lì. Sempre lì, l'ufficio, mi vorranno stare lì. Sempre lì, l'ufficio, con la speranza che resterà lì. Una vita da precario, a chi prende niente o poco, e quel poco che guadagna se ne va per il trasporto. Una vita da precario, senza ferie e contributi, come un servo della gleba, dalla bocca sangue sputi. Lì nel mezzo che vorrà, che vorranno stare lì, in ufficio. Una vita da precario, con un futuro
altalenate, acquisire l'esperienza rimanendo tiroci in te. Una vita da precario serve ad ascoltar promesse, che la soluzione c'è davvero se lo si vuole, se lì, sempre lì, lì in ufficio, da quelle carte rimarrai lì. Solo promesse, solo speranze, ma la realtà è dura. È stato per noi insoddisfacente. Adesso vi dico com'è andata. L'unica cosa che siamo riusciti ad ottenere è stato intanto la conferma che i soldi sono ancora alla firma del Presidente del Consiglio e che però partirà una circolare. Partirà una circolare, mi sentite così? Partirà una circolare da parte del Ministero con in premessa la richiesta di ricognizione di tutti quanti voi sul personale e l'impegno a trovare una soluzione nel 2015. Questa è l'unica cosa che siamo riusciti ad ottenere. A noi non basta, ok? Quindi dobbiamo continuare con la mobilitazione. Adesso vi do già due date che abbiamo deciso poc'anzi. Una è quella che nel corteo del 25 voi abbiate uno spezzone tutto vostro con tutti gli striscioni e poi vedremo se sarà possibile darvi altra visibilità. Il 29 tutti a piazza Montecitorio, perché spostiamo la questione al governo. Bisogna trovare questi fondi, la riforma della giustizia non si può fare a costo zero. Quindi il 29 avremo una manifestazione solo dei precari della giustizia a Montecitorio. Dopo c'è la manifestazione dell'8 e questi sono i primi tre step. Ma se questi tre step non servono, noi continuiamo con la mobilitazione. Quindi la mobilitazione adesso deve crescere, a Montecitorio saremo ancora di più, perché dobbiamo gridare forte per ottenere qualcosa. Al momento, da quello che ho capito, il problema continua a essere il MEF, ma noi, come ha detto prima la segretaria generale, siamo stufi della dittatura del MEF. Se il Presidente del Consiglio veramente vuole creare lavoro, come dice, invece di sgravare gli imprenditori, deve imparare a considerare il pubblico anche come un datore di lavoro e smettere di sfruttare i lavoratori all'interno degli uffici. Noi siamo stufi, questo lo diremo molto forte. Prepariamoci per il 29, ma prepariamoci anche per il 25, perché la vostra voce deve essere molto forte e chiara anche nella manifestazione del 25. La manifestazione del 25 è una manifestazione che va proprio contro questo tipo di politica che mette avanti l'economia di fronte alla questione dei diritti. Per cui non dobbiamo mancare a questi due appuntamenti. Io mi rendo conto che ci sarà un problema per quanto riguarda le nostre strutture per portare in piazza il 25 e il 29. Vuol dire che cercheremo di organizzare delle sottoscrizioni, faremo tutto, ma ci vuole mantenere alto il livello della piazza, perché non si può più continuare con questo gioco dello scarico barile tra Ministero, Governo, Ministero dell'Economia. Noi dobbiamo ottenere quello che ci spetta. D'altra parte, non ci sembra che ci sia altro tipo di progettualità. Loro sono ancora in alto mare. Se loro sono ancora in alto mare, noi andiamo a chiedere ancora più forte al governo, perché la riforma della giustizia, mi risulta, l'ha presentata il Presidente del Consiglio Renzi alla televisione ed ha detto che quella era la riforma, la grande riforma del paese, una delle riforme che velocizzavano la giustizia, che la giustizia è importante nell'economia. Ebbene, noi andremo a chiedere conto di questa riforma della giustizia, che per adesso ha zero soldi. Quindi io adesso vi chiedo di continuare a mantenere alto il livello della mobilitazione fino al 25 e dal 29, ma poi anche all'8, perché non saranno questi tre presidi che ci porteranno fuori, è probabile che ce ne vorranno altri. Io lo so che vi chiedo un grande sforzo. Tranquilli siamo. Se ci sono delle altre proposte, io non so che altro dire. Tanto non è questo l'interlocutore che ci darà i soldi, parliamoci chiaramente. Questo non è l'interlocutore che dice di avere i soldi,
noi dobbiamo andare a chiedere i soldi direttamente al governo. Ora, io credo che questo sia l'unico modo. Adesso... Ah, Sandro Pani, abbiamo un responsabile del Partito Democratico qua. Vediamo un attimo cosa ci dice. Perché siamo venuti qua oggi allora? Per capire veramente come stavano le cose, così gli impegni che sono stati dati pubblicamente. Quello che ha detto il ministro, quello che ha detto il ministro fino ad oggi di avere un impegno verso voi, verso i lavoratori precari, mi sembra che in questo momento sia smentito. Aspettiamo che ci sia eventualmente una correzione, una dichiarazione e soprattutto una noi vogliamo i soldi fondamentalmente per fare il contratto. Dove sta Fabio? Ci ha detto qua? No, loro vogliono vedere, siccome nel 2924 sono aggiornati a 2 anni fa, dobbiamo capire qual è la vera platea adesso, perché da quello dipende il costo del contratto. Scusate, ma sinceramente non abbiamo avuto niente di diverso rispetto a quello che non sapevamo. Quindi questa cosa mi fa rattristare abbastanza. Ognuno di noi è responsabile su quello che può essere un'idea, una strategia. Stamattina alcuni mi hanno detto quale può essere una strategia. Non lo sappiamo quale può essere la strategia. Ognuno di noi può avere la strategia. Io so di certo che qua non me ne vado. Io da qua non me ne vado finché non c'ho un qualcosa che mi garantisce un mio futuro. Chi è che ci paga i viaggi per venire il 25, il 29? Chi ha pagato oggi? Ragazzi, la piazza è sovrana, decidiamo comunque insieme quello che può essere la strategia. Io sono Chiaramonte, sono un segretario nazionale della funzione pubblica CGIL. Dobbiamo essere chiari su questo punto. Fino adesso la funzione pubblica ha in tutti i territori, in tutte le situazioni contribuito molto concretamente a far venire quanta più gente possibile ai presidi, e continuerà naturalmente a farlo per le prossime occasioni, perché quando noi diciamo che ci va una vostra importante e visibile presenza al 25, ritornati in ufficio, chiameremo i responsabili territoriali dove voi siete presenti e gli faremo presente che nelle delegazioni che manderanno il 25 deve essere riservato un posto importante ai lavoratori precari della giustizia, perché deve essere... No, scusatemi, voi mi fate una domanda e io vi rispondo, sto dicendovi che le strutture devono mettere in grado chi di voi viene il 25 di venire. Il sindacato parlerà col governo, così come ha parlato oggi col gabinetto del ministro, ma se non ha alle spalle una situazione come questa, anche nelle prossime puntate il sindacato non se lo filerà. Governo. Vogliamo essere chiari? Se non c'è la gente con noi a sostenere queste posizioni, il sindacato non lo ascolterà nessuno. Il sindacato che non rappresenta i lavoratori non rappresenta nessuno ed è debole, è chiaro? Allora, stiamo parlando di questo e stiamo parlando di costruire. Oggi non è bastato, va bene? Mettiamola così. E se non è bastato oggi, dobbiamo aggiungere degli altri momenti e la lotta deve continuare, così la vedo io, non abbiamo un altro mezzo, va bene? Ma non lasciate da solo né me, né Nicoletta, né nessun altro a parlare col governo, perché l'abbiamo già visto questo film. Noi che presentiamo delle richieste in nome per conto della gente e il governo ci dice: ma tu chi cazzo rappresenti? Io vorrei poter dire, quando saremo a Montecitorio, ed essere ricevuto avendo dietro le mie spalle tanta gente che rappresenta personalmente e ci mette la faccia. Va bene? Ma che hai fatto fino adesso?
Come che ho fatto fino fatto adesso? Come ho fatto fino adesso? Allora. No, ma io vorrei fra di noi evitare, se possibile, le polemiche. Non ci servono. Allora, ci rendiamo conto che la cosa che abbiamo messo in atto oggi, che è una cosa importante, che comunque ha fatto fragore, la gente l'ha vista, siete in tanti, siete venuti da tanti posti, ma la cosa che avete fatto oggi non è sufficiente. Questi hanno, hanno ripresentato... Non hai una lira, ma meglio 25, non hai una lira! Questi hanno ripresentato esattamente le cose che ci avevano detto l'ultima volta. Hanno detto che non hanno i soldi in mano per riconoscere la vostra condizione, non hanno una soluzione come quella che noi chiedevamo di fare un passo verso un rafforzamento del vostro rapporto di lavoro. Questi sono lontani da quella soluzione. E allora, se qui sono lontani da questa soluzione, ha detto bene Nicoletta prima, il nostro interlocutore cambia e diventa direttamente quello che decide politicamente, e cioè il governo della Repubblica. Per questo stiamo dicendo, mettiamo in atto tutti insieme una agenda di mobilitazione e di lotta che ci faccia sentire con forza queste richieste, ancora con più forza di quella che abbiamo messo in campo oggi. Non abbiamo alternativa. Per questo vi diciamo 25, 29, 8 novembre, e se necessario proseguiamo con, non solo con il supporto, con l'organizzazione e la parte attiva della CGIL. Scusate, i territori hanno organizzato i viaggi, hanno permesso ai delegati e ai lavoratori che volevano esserci di esserci. Credo che la CGIL debba continuare a fare così, e lo farà, e se dovrà mettere ancora più sforzo, ancora più contributo economico, ancora più contributo organizzativo, lo farà, perché noi questa lotta la vogliamo portare fino in porto, fino al raggiungimento di un risultato dignitoso. Questa è la questione. E non spendiamo e non facciamo investimenti come organizzazione se non abbiamo un percorso che lì ci porta. Ci porta mezzi, tutti insieme. Più mezzi. È chiaro, ci vorrà, dovrà durare di più. E ci metteremo più mezzi. Più mezzi. Non ci spaventa quello. Portano più persone. Non ci spaventa quello. A noi ci spaventa che qualcuno possa rassegnarsi e arrivare alla conclusione che non c'è niente da fare. Noi questo vorremmo evitarlo. Per questo siamo, come dire, dovete essere orgogliosi intanto della cosa che avete messo su oggi, che è una cosa importante di questi tempi. Avere gente che protesta con civiltà ma con fermezza le proprie ragioni è raro, va bene? Normalmente è gazzarra, è una roba sulla quale poi speculano i giornali. Voglio vedere cosa speculano su questa giornata di lotta e sulle prossime che arriveranno. Dopodiché io vorrei vederlo il 25, nel giorno di massima mobilitazione della CGIL, che come voi sapete ha deciso di mettere in piazza tutta la sua forza. In quel giorno lì vorrei vedere un grande spezzone dei precari della giustizia, che sia visibile come tale, con gli striscioni di tutte le realtà lavorative, di tutti i territori, con le vostre facce che sono di nuovo lì, dentro la CGIL. Non siamo lavoratori, non siamo lavoratori. Capitelo. Allora, diciamo che vorremmo essere lavoratori, ma scusatemi, io... Adesso basta, non ci muoviamo da qui finché non arriviamo. Che ci ha fatto fare a casa, scusa? Venivamo tutti sotto centro. Va bene, mi dice Nicoletta che abbiamo appena comunicato al Ministero che noi non ci muoveremo dalla piazza finché non ci avrà incontrato in delegazione il Ministro Orlando. È chiaro? Quindi noi non ci muoviamo, stiamo qui ed aspettiamo che arrivi il ministro. Cosa ci dici? Anche a loro, eh? Dobbiamo continuare a fare questa battaglia, perché purtroppo non è sufficiente anche i 4 anni. Ti dico una cosa, noi dalla Calabria eravamo già in 170 che volevamo salire, ci è stato detto di salirne solo 50. Ce l'hanno già detto. Benissimo. Però no, se allora, se la battaglia se dobbiamo essere di più,
lo faremo. Ci vuole uno sforzo di più. Certo, però, e noi lo faremo, noi dal nostro punto di vista siamo disponibili a sostenere qualsiasi sforzo, però non possiamo pensare che si concludeva oggi. Purtroppo non è la fase, non è il momento. E dobbiamo anche fare... Se c'è l'aiuto di tutte e due la cosa può andare avanti. Mi pare che ce l'eravamo detti, quindi mi pare che l'orientamento di queste nostre, di questa piazza, mi pare che è quello di rimanere qua, è chiaro? Quindi io direi, chiaramente, no direi io, nel senso stiamo dicendo tutti quanti, sto sentendo diversi colleghi, vari coordinamenti, che la questione è che adesso noi si rimane qua, quindi ci si organizza a rimanere qua, a valutare una serie di iniziative, a ragionare pure sulle prossime scadenze e quindi si rimane qua oggi finché noi non ci abbiamo un minimo di risposta sulla questione dal ministro, è chiaro? Ok, adesso dobbiamo infatti chiamare la stampa, già si sta facendo tra l'altro, quindi vari contatti e tutto, dove si segnala che qua è iniziato un presidio permanente e che chiede una risposta certa al governo. Tengo a precisare pure che la partita si gioca con tutto il governo, insomma, perché non è che è solo Orlando che qua decide, c'è tutta una compagine di governo che, come già abbiamo detto stamattina, è più sensibili alle sirene degli imprenditori che non a quelle dei lavoratori che ogni giorno si spaccano la schiena come noi. Quindi questo è un problema di la linea politica di indirizzo che ha assunto questo governo e qua noi dobbiamo avere la capacità di fargli capire che non è quella la strada giusta, quindi dobbiamo avere la capacità qua. Su altre ipotesi o soluzioni, insomma, che mi proponevano e che pure io sarei disponibile a mettere in atto rispetto a questa cosa, vi chiedo di fare una serie di ragionamenti e riflessioni, perché poi lo dico nella massima franchezza, se decidiamo di riprendere determinate iniziative o azioni, dobbiamo avere la capacità di capire da subito quali sono le assunzioni di responsabilità da assumersi, perché non è che poi si arriva a metà strada e al primo cenno di intervento duro che vi posso immaginare da chi può provenire, poi se fa ciao ciao o poi no, c'è la paura o le conseguenze che poi possono derivare, perché è evidente che insomma è inutile che ce nascondiamo dietro un dito, uscire fuori dalla piazza dovrebbe pure comportare, no, un intervento per denuncia, per manifestazione autorizzata a blocco statale. Io lo ribadisco, qua si può fare tutto nel momento in cui però c'è una forte determinazione e consapevolezza a capire quello che si affronta. Intanto io direi, visto che stiamo tutti belli incazzati, io per primo, intanto stiamo qua, pranziamo, sono a piedi i panini e cominciamo a ragionare pure sulle prossime ore, visto che il pomeriggio mi pare che è pure abbastanza lunghetto da passare insieme. Quindi siamo ancora in piazza, sono rimaste circa 300 persone delle 500 di questa mattina, abbiamo deciso per un presidio che potrebbe trasformarsi in un presidio permanente, e in quanto per il momento le due richieste che abbiamo fatto all'incontro con Melillo al Ministero della Giustizia ancora non hanno avuto risposta. La prima era quella della circolare che richiedeva la possibilità di iniziare subito la ricognizione e la verifica di coloro che vogliono partecipare alla seconda tranche del tirocinio di perfezionamento, che dovrebbe concludersi entro il 30 dicembre del corrente anno, mentre la seconda è una disponibilità ad un'interlocuzione politica seria che riesca ad aprire un tavolo sulla questione dei tirocinanti, sulla certezza dei tirocinanti della giustizia per il 2015. E per quanto riguarda la prima parte, sembra che sia partita la circolare che abbia richiesto alle corti d'appello di fare una verifica sul numero, che verosimilmente si congelerà ad una cifra inferiore ai 2.924 che risultavano dall'ultimo censimento da parte del Ministero della Giustizia dell'ottobre dello scorso anno, mentre per la seconda parte stiamo attendendo un comunicato del Ministro Orlando che comunque dimostri e dichiari un impegno politico alla soluzione di questa vertenza. Siamo in piazza con Nicoletta Grieco, con Natale Di Cola, con Fiorella Puglia e con tutti gli altri tirocinanti appartenenti all'UPG e FPCGL.